all'interno del territorio del Vallo di Diano continua. Questa volta siamo saliti, siamo a 600 metri circa in collina e siamo su un castello, il castello di Teggiano. Una volta questo castello, anzi questo paese, si chiamava Diano, ma questo paese deve il suo periodo di maggior splendore all'epoca medievale. Intanto sentite dei tamburi, qui sta avvenendo una manifestazione, ma tra poco scopriremo di che cosa si tratta. Questo paese, dicevo, ha legato il suo nome a quello dei principi Sanseverino e fu un paese così importante che in questo castello si svolsero due avvenimenti: la congiura dei baroni, guidati da questo Antonello Sanseverino, che fece una vera e propria rivolta fiscale per l'epoca, era il 1400, contro il re di Napoli, e poi l'assedio, l'assedio di Diano. E questo castello, che era appartenuto alla famiglia dei Sanseverino, in realtà era considerato una roccaforte inespugnabile nella quale nei momenti difficili o di tensione si rifugiavano i principi. Ma oggi, come vedete, ha una funzione tutt'altro che bellica. Allora, Elio Cantelmi, che è il presidente della Proloco, questo castello rivive con delle manifestazioni culturali come quella che stiamo vedendo. Lei che costume indossa? Ma è un costume da notabile, niente di particolare, non rappresenta nessun personaggio particolare, piuttosto tutta la manifestazione è imperniata sulla rievocazione storica del matrimonio del nostro principe Antonello Sanseverino con Costanza da Montefeltro, avvenuta nel 1474. In ricordo di questo avvenimento la Proloco di Teggiano, insieme all'amministrazione comunale, ha messo su questa festa medievale in cui riviviamo passo passo il matrimonio, la festa in generale. Il matrimonio con Costanza di Montefeltro aveva segnato anche un'unione più internazionale da un punto di vista culturale per questo paese. Beh, certo, ha collegato la corte dei Sanseverino con la medievalità che più contava in quel momento. La corte dei Montefeltro era legata più doppio con la corte dei Medici, eccetera, quindi questo ci ha proiettato nella internazionalità dell'epoca. Certo. Ecco, come vedete, alle mie spalle c'è il castello, questa era una delle porte d'ingresso, e pensate che in questo paese, in cui gli abitanti sono 8.700, nel centro storico vivono 1.600 persone e ci sono però ben 13 chiese e 5 conventi. Come mai? Sì, può sembrare che esprimiamo una religiosità particolare e una misticità di un certo tipo. Invece è dovuto al fatto che intorno alla corte dei Sanseverino, che erano signori ricchi, benestanti, erano principi di Salerno, ha vissuto tutta una nobiltà benestante che, secondo la moda del momento, ha pagato chiese, conventi, la realizzazione di opere d'arte di primissimo ordine. Ecco, ma la principessa qual è? La principessa è in giro da qua, è lì. È il principe. Ah, ecco la principessa Costanza. Allora, questo praticamente sarebbe il suo banchetto di nozze. E lei se la sentirebbe di raccontarci un po' quello che era il menù? Beh, possiamo provarci. Andiamo a vedere. Andiamo. Che leggerissimo. Allora, questo è un piatto, un secondo tipico cinghiale al sugo. È ottimo, è un piatto molto nutriente, tipico teggianese. Poi lepre, fagioli e salsiccia. Ecco, vedo però delle signore che sicuramente hanno collaborato a farle. Signore, voi avete riprodotto questo menù medievale che doveva essere però pieno di calorie. Qual era il piatto più tipico all'epoca? Dunque, le coronette sicuramente, che sono in effetti un ripieno con della ricotta e delle uova. Rappresentano in effetti quella che è la corona poi della principessa. Ecco, e lei che ruolo ha? Abbiamo i poveretti della comitiva, siamo. I poveri, come si chiamano? Pellegrini, poveri pellegrini. Signor Sindaco, una bella soddisfazione vedere un intero paese in festa come quello di Teggiano. Quali altre manifestazioni state organizzando? Beh, per la soddisfazione certamente non solo per me, ma dato che noi abbiamo improntato più o meno come fatto culturale la presa di coscienza, insomma, di tutte le iniziative che possono mettersi in atto per sviluppare questo paese,
chiaramente tutta la popolazione partecipa. Io so però che ci sono delle iniziative particolari prese proprio per i giovani, per favorire l'occupazione giovanile legate al turismo. Che cosa vi siete inventati a Teggiano? L'amministrazione comunale, come primo atto, diciamo, ha pensato di istituire un osservatorio giovanile del mondo del lavoro. E mondo del lavoro non solo come, diciamo, lavoro subordinato, ma soprattutto come idea e progetto da presentare agli ordini competenti per, in un certo senso, approfittare, trovare opportunità attraverso la legislazione vigente di attivare queste iniziative di piccole e medie imprese. Il Sud ha bisogno che soprattutto gli istituti di credito abbiano fiducia in queste nuove iniziative dei giovani e quindi favoriscono, diciamo, quello che gli enti pubblici mettono in cantiere come nuova cultura imprenditoriale per poter guardare al futuro con una certa speranza. Signora, lei fa la pasta come si faceva una volta? Acqua e farina e si impasta, poi si fanno i fusilli, le orecchiette, i filati, i parmitielli chiusi, i parmitielli aperti e i parmitielli all'antica proprio. E poi, in che cosa erano diversi quelli all'antica da quelli di oggi? Sono più grandi e questi sono più piccolini e senza uova. Oggi si fanno con l'uova e ieri non si facevano con l'uova, si facevano solo acqua e farina. E come vengono conditi? Con salsa di pomodoro, cioè con carne tritata, come piace, col sugo di maiale, che come uno si sente di condirli, col salsiccia. Ecco, grazie. Come vedete qui c'è tutto un paese che lavora per la riuscita di manifestazioni come queste, ma ci sono anche dei giovani che fanno del volontariato, sono i giovani dell'Archeo Club di Teggiano. Allora, quali manifestazioni state promuovendo per far conoscere Teggiano? Allora, in occasione del giubileo stiamo vedendo di individuare una manifestazione che possa valorizzare l'intero territorio. Ma Teggiano però non è soltanto il castello, c'è tutto un insieme di monumenti da visitare. Sto vedendo delle immagini, queste si riferiscono a immagini di carattere religioso. Sì, il patrimonio del Museo Diocesano, sono elementi lapidei che vanno dall'epoca romana fino al Medioevo, inoltrato fino al Rinascimento addirittura, in cui c'è tutta la storia del paese, statue lignee di pregevole fattura, con doratura e smaltate, eccetera. Cioè, questo è un soffitto di particolare rilievo? Sì, è il soffitto del convento di San Francesco, è un soffitto che è stato realizzato in epoca barocca, è unico nel suo genere perché è in legno dipinto ed è datato 1745. È bellissimo perché ha una estensione di oltre 200 metri quadri. E questo invece che cos'è? Qui siamo nella cripta di Santa Venera, un'antichissima costruzione ecclesiastica naturalmente che è datata intorno al 1150, presenta degli affreschi di epoca bizantina addirittura e uno splendido affresco di epoca medievale databile intorno al 1350. E allora, da questa realtà di Teggiano così ricca e che non riguarda soltanto il castello, noi vi lasciamo a queste immagini e invece continuiamo il nostro viaggio all'interno del territorio del Vallo di Diano per la prossima tappa.